L'imprenditore Donato Di Campli guiderà il polo fieristico per i prossimi 3 anni. Questa mattina a Lanciano la presentazione del suo progetto dinanzi a politici, associazioni e categorie, amministratori, giornalisti. Un progetto apprezzato anche dai soci, il comune rappresentato dal sindaco Filippo Paolini, Biperbanca con Alberto Paone, la regione con il presidente Marsilio. Donato Di Campli, lei ha detto non sono qui per l'ordinaria amministrazione e ha presentato un progetto ambizioso e lei vuole accendere la città, da dove parte? Partiamo dalla ristrutturazione dei capannoni e soprattutto da un impianto fotovoltaico importantissimo su strutture già esistenti, cercare di fare 15.000 metri quadri di pannelli fotovoltaici che darebbero autosufficienza alla fiera. Per il resto poi l'implementazione delle fiere già in essere e nuove idee per rendere la fiera appetibile anche a nuovi soci e per renderla autonoma dal punto di vista finanziario. Lei ha poi detto l'ecoparco e il palatenda palafiera. Sì, l'ecoparco per ripagare un po' i cittadini del quartiere Fierisco che subiscono tante penalizzazioni. La fiera d'inverno è quella di impiantare al centro della città un teatro tenda perché gli attuali capannoni non sono in grado l'inverno di poter ospitare eventi. Oggi c'erano tutti i rappresentanti di categoria, politici ad ogni livello, le hanno fatto i complimenti, contento? Sì, ma i complimenti servono a poco, servono i fatti. Presidente Marsilio, la regione è socia del Lanciano Fiera, del consorzio Lanciano Fiera, e lei ha detto se deve essere fiera, che fiera sia. Sì, io sono molto contento di aver sentito un presidente appena entrato da poco in carica mostrare tanto entusiasmo e soprattutto idee chiare con piglio imprenditoriale, era quello che serviva, un po' di iniezione appunto di idee nuove e di capacità manageriale mostrate da un uomo che nella vita ha già stupito più volte per le sue capacità, per la sua inventiva. Credo che messa al servizio della fiera possa davvero costituire un'occasione di forte rilancio e noi abbiamo il dovere, quando ci viene chiesto magari anche un sostegno economico sotto diverse forme, di verificare anche se questo sostegno si regge sulle gambe di un piano industriale che poi possa ripagare la comunità di questi sacrifici economici, perché noi gestiamo i fondi di tutti i cittadini abruzzesi e non possiamo certo gettarli nella fornace di carrozzoni che non funzionano. Quindi ben venga una stagione nuova, una stagione di rilancio, e noi saremo al fianco di questa stagione e daremo il nostro contributo.